maestro Mario Tanno, autore della mascherata, quindi lei ha scritto e diretto questa mascherata, la mascherata di Ripalimosani del 2023. Sì, sono io l'autore. Diciamo che i giovani mi hanno spinto a fare questo perché per 2 anni non è stata fatta per via del Covid. Una mascherata rivisitata con temi attuali, protagonista Irma, quindi la statua della fontana che si trova in piazza. Sì, lei è stata la protagonista, io le ho dato voce e così praticamente lei ci fa conoscere tutti i fatti del paese, perché in realtà poi tutto succedeva intorno alla fontana, era il luogo simbolo, diciamo così, del paese, e soprattutto le donne dovevano andare a prendere l'acqua alla fontana perché non c'era l'acqua nelle case e quindi ne succedeva un po' di tutti i colori. Il bilancio è positivo, veniamo insomma da uno stop forzato, però avevamo avuto già numeri importanti in precedenza, li abbiamo confermati, tanta gente in giro per il paese da questa mattina, un carnevale diverso perché fondamentalmente si tratta di un teatro, di una commedia musicale, e quindi qualcosa di diverso che possiamo offrire, un prodotto importante, differente. Possiamo dire riuscitissima, un bellissimo successo, migliaia di persone che sono circolate oggi a Ripa, bellissimo soprattutto dopo gli anni che sappiamo, insomma è bellissimo, contentissimi, e cosa dire, è la strada giusta, ci rivediamo l'anno prossimo. Che fresco, Marco Giampaolo, sindaco di Ripalimosani, siamo alla mascherata di Ripalimosani 2023, ormai diventata un punto di riferimento. Ringrazio ovviamente i ragazzi della Bottega della Mascherata, la Proloco, che sono coloro che l'hanno organizzata. Ovviamente il comune ha fatto il suo come ogni anno e come non può essere che infatti in questo modo. La mascherata che anno dopo anno, infatti l'abbiamo vista anche nei numeri, cresce veramente a dismisura. Ci si mette tanto impegno e la gente poi risponde, ovviamente uno è anche più stimolato nel dare sempre di più, nell'organizzare qualcosa per i nostri territori.